Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Volume 3, capitoli 12, 14, 22, 29 e 30 settembre 1900. Trovandomi tutta oppressa ed afflitta, nel venire il mio adorabile Gesù mi ha detto: Figlia mia, perché te ne stai tutta immersa nella tua afflizione? Ed io: Ah, diletto mio, come non debbo stare afflitta se non mi volete ancora portare con voi? E mi lasciate più a lungo su questa terra? E lui: Ah no, non voglio che tu respiri quest'aria mesta, perché tutto ciò che ho messo dentro e fuori di te, tutto è santo. Tanto è vero che se si avvicina a te qualche persona che non è retta e santa, tu ne senti fastidio, avvertendo subito la puzza contraria di ciò che non è santo. Ora, perché vorresti adombrare con quest'aria di mestizia ciò che ho messo dentro di te? Sappi però che ogni volta ti disponi a fare il sacrificio della morte, altrettante volte ti ridono il merito come se realmente morissi. E questo ti deve essere di gran consolazione. Molto più che ti conformi a me maggiormente, che la mia vita fu un continuo morire. Ed io: Ah, Signore, non mi pare che la morte sia un sacrificio, anzi, sacrificio mi pare la vita. E volendo io più dire, è scomparso. Essendo passati parecchi giorni di silenzio tra me e Gesù e con scarso patire, al più mi pare che volesse continuare a tentarmi per farmi esercitare un po' più di pazienza, ed ecco come. Nel venire diceva: Diletta mia, dal cielo ti sospiro, al cielo ti aspetto. E come un lampo sfuggiva. Poi ritornando ripeteva: Cessa ormai dai tuoi accesi sospiri che mi fai languire continuamente fino a venirne meno.
altre volte. Il tuo ardente amore, le tue brame sono ristoro al mesto mio cuore. Ma chi può dirle tutte? Mi pareva che aveva voglia di combinare versi, e questi versi alle volte li esprimeva nel cantarli, ma però senza darmi tempo di dirgli una parola subito sfuggiva. Onde questa mattina, avendo messo il confessore l'intenzione di farmi soffrire la crocifissione, ho visto la regina mamma che piangeva e quasi contendeva con Gesù per fare risparmiare il mondo da tanti flagelli, ma lui si mostrava restio e solo per contentare la mamma ha concorso a farmi soffrire. Dopo poi, come se si fosse un po' placato, ha detto: figlia mia, è vero che voglio castigare il mondo, tengo in mano le sferze come per cuoterlo, ma è pur vero che se vi interessate, tanto tu quanto il confessore, a pregarmi, a soffrire, sempre un appoggio verrete a mettere tanti puntelli come risparmiare il mondo almeno in parte, altrimenti, non trovando nessun appoggio e puntelli a mano libera, mi sfogherò sopra le genti. Detto ciò, è scomparso. Questa mattina il mio dolcissimo Gesù non ci veniva ed ho dovuto molto pazientare nell'aspettarlo. E giungevo fino a sforzarmi di uscire dal mio solito stato perché non mi sentivo più forza di continuarlo. Lui non ci veniva, il patire mi pareva da me fuggito, i sensi me li sentivo in me stessa. Non restava altro che mettere uno sforzo per uscire. Ma mentre ciò facevo, il benedetto Gesù è venuto e, facendo cerchio delle sue braccia, mi ha preso la testa in mezzo. Da quel tocco non mi sono più sentita in me stessa e vedevo Nostro Signore molto sdegnato col mondo. E volendo placarlo, mi ha detto: per ora non volerti occupare di me, ma ti prego di occuparti della mia mamma, consolala perché sta molto afflitta per i castighi più pesanti che sto per versare sopra la terra. Chi può dire quanto sono restata afflitta? Allora, questi capitoletti contengono alcuni spunti di riflessione molto importanti, il primo dei quali riguarda quello che Gesù dice sul sacrificio della morte, che penso che sia una cosa che è bene approfondire per l'arricchimento di tutti, perché questo è un tema esplicitamente insegnato da Sant'Alfonso Maria de Liguori e in termini molto molto chiari, espliciti e consolanti. Allora, noi dobbiamo chiederci anzitutto che rapporto abbiamo con la morte. Questo è un argomento che non può stare fuori della nostra vita interiore. E noi non possiamo fare come tanti nostri poverini contemporanei che fanno finta che il problema della morte non esiste, non pensandoci, perché questa è la posizione di oggi, non pensandoci, oppure illudendosi che questo spauracchio o possa allontanarsi il più possibile, oppure queste sono le ultime aberrazioni, ecco, possa raggiungerci placidamente senza farci troppo scomodare, ecco, con una partenza poco gradevole da questo mondo. Altro in giro non c'è. I figli di Dio, invece, ancora più i figli del Divino Volere, ci pensano e come alla morte. Anzitutto si chiedono perché c'è la morte. E rispondono a questa domanda. Si chiedono perché Gesù è morto e rispondono a questa domanda. Si chiedono cosa c'è dopo la morte e rispondono a questa domanda. Si chiedono cosa accade nel momento della morte e rispondono a questa domanda. E soprattutto si chiedono come prepararsi alla morte e rispondono a questa domanda. E soprattutto pregano su come morire. Abbiamo mai pensato? Come vorremmo che fosse la nostra morte? Noi siamo di quelli che pensano che se esci di casa e ti prende un infarto e muori che manco te ne accorgi, tutto sommato ci è andata bene perché non te ne sei manco accorto. Oppure se sei una persona anziana di 80-85 anni e una sera vai a dormire e non ti svegli più, ah, che bella morte. Noi forse pensiamo così. Ecco, sto dicendo tutte quante queste cose perché pensare che uscire di casa e farsi venire un infarto sia una bella morte, perché uno neanche se ne accorge, o che si addormenta e non si sveglia più e neanche se ne accorge, queste non sono belle morti. Ecco, perché
un figlio di Dio, un figlio del divino volere, sa che la morte è un momento solenne, un momento decisivo, un momento estremo. La morte è una conseguenza del peccato originale, noi sappiamo, ed è l'estrema mortificazione, ecco, mortificazione deriva da morte, che noi siamo chiamati a vivere, ma bisogna vedere come vivremo questo momento. Perché la morte può essere vissuta come gesto estremo appunto di obbedienza a Dio e quindi come atto sacrificale. Quando ci credevano c'erano delle bellissime preghiere. Signore, accetto la morte che tu hai preparato per me quando vorrai farmela vivere nella forma e nel modo e nelle circostanze in cui tu hai deciso di farmi morire e ti prego soltanto che possa arrivare a quel momento preparato, con una vita vissuta in maniera degna, ecco, e con un carico di buone opere, certamente compiute in virtù della tua grazia, non certo per la mia bravura, da presentarti e perfettamente pentito di tutti quanti i miei peccati, riparati tutti quanti i peccati che ho potuto fare e che sono in condizione di essere riparati, pianti con sincero pentimento, eccetera. Questo è il modo con cui un figlio di Dio si prepara alla morte, possibilmente ricevendo tutti quanti i sacramenti. Non solo l'olio santo, ma fare anche la confessione generale prima di morire, ricevere il santo viatico prima di morire. Ecco, questo è il modo con cui si affronta la morte. Ora, il sacrificio della morte, Gesù dice una cosa molto bella: ogni volta che tu offri il sacrificio della morte, ti do il merito come se realmente morissi, cioè la morte può essere un atto meritorio. Non ci abbiamo mai pensato, non solo meritorio. Sant'Alfonso, pensate che dice questa cosa. Ecco, così arriviamo subito al dunque. Sant'Alfonso dice che chi fa il sacrificio della morte, cioè assume la morte come atto di obbedienza a Dio e di estremo sacrificio, quindi dice: benissimo, Signore, è arrivato il termine, io ti offro la mia vita, tu me l'hai data, me la vuoi prendere adesso? Eccomi, tutta tua, e dovrò morire tra pene atroci? Benissimo, quello che la tua divina volontà ha disposto. Sapete che Sant'Alfonso dice, tutti quelli che hanno paura del purgatorio se lo ricordino bene, che chi fa una cosa di questo genere non passa per il purgatorio. Lo dice Sant'Alfonso. Il libro dovrebbe essere La pratica di amare Gesù Cristo, se non ricordo male. Ma che io abbia letto queste cose in uno scritto di Sant'Alfonso non ho nessun dubbio nella mia memoria. O è questo o è l'apparecchio alla morte, ma credo che sia la pratica di amare Gesù Cristo. Quindi rendiamoci conto, allora abbiamo già visto, no, una volta nelle benedizioni precedenti, allora, no, essere sempre pronti a morire, San Paolo scrive nelle sue lettere, ogni giorno affronto la morte, no? È un'espressione misteriosa, può essere intesa in molti modi, affronto la morte perché volevano ucciderlo, lo perseguitavano per esempio, no? Quindi ogni giorno affronto la morte perché mi vogliono fare fuori. Cerco un attimo di scamparmi vivo per predicare un altro po' il Vangelo, potrebbe essere una significazione, no? Oppure ogni giorno affronto la morte nel senso che vivo una vita mortificata, quindi ogni giorno faccio penitenza e quindi do la morte al mio corpo, insomma, attraverso gli esercizi penitenziari. Però può darsi anche che lui intendesse ogni giorno affronto la morte nel senso che ogni giorno sono pronto a partire, ogni giorno faccio a Dio il sacrificio della vita. E questo vuol dire, attenzione, che ogni volta che si compie questo è un gesto da compiere nella preghiera personale davanti a Gesù, è come se uno è realmente morto in questo modo, però, in maniera meritoria. Ecco, perché la nostra relazione alla morte, voi capite, la nostra relazione con la morte fa subito emergere il tipo di rapporto che ho con Gesù. Ma tu ci credi o non ci credi che esiste la vita eterna? Ci credi o non ci credi che al termine della vita tu devi rendere conto di quello che hai fatto? La maniera migliore per descrivere quando muore qualcuno non è scomparso, è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, è volato al cielo addirittura, insomma, volato al cielo si dice dei martiri e dei santi, insomma, non dei poveri comuni mortali, insomma, no? O altre cose del genere. La frase, a mio avviso, migliore da scrivere anche nelle epigrafi è: ha reso l'anima a Dio, perché questa è la morte. Tu rendi l'anima a Dio e Dio ti chiederà che ci hai fatto della vita che ti ho donato. L'hai arricchita di tante buone opere.
Ma soltanto non fare il male. Ieri leggevo una bellissima Ora della Passione, la quarta, dove Gesù fa tanto riferimento ai peccati di omissione. E non solo ai peccati di omissione, semplicemente alle omissioni nel fare il bene possibile. Cioè, tanto bene che noi potremmo fare e non facciamo, magari semplicemente perdendo tempo. Adesso non deve campare con il patema, no? Né con l'ansia, perché patema e ansia sono cose che non stanno nel regno della divina volontà. Però, ci siamo mai perso quanto, chiesti quanto tempo perdiamo, inutilmente. Quante chiacchiere inutili facciamo, o più che inutili e a volte dannose, d'accordo? Tanto per aprire bocca e dare fiato. E a volte, io questo lo vedo in continuazione, con una parola inopportuna, detta a tempo sbagliato, a persona sbagliata, senza motivazioni adeguate, tanto per chiacchierare, sembra una cosa da nulla e fa danni nel prossimo. Tutte cose a cui piano piano occorre farsi attenti e non cominciare a dire, però così uno non può manco parlare. Non è che uno non può neanche parlare, si può parlare, ma teniamo sempre presente che nella nostra vita ci deve essere, io questo lo dico anche ai giovani, una coordinata di fondo, d'accordo? Dentro cui poi, cioè quindi delle grandi scelte, dentro cui le piccole scelte poi vanno a confluire. Allora, queste meditazioni si chiamano Come ci si prepara a vivere nel Divin Volere. Che significa? Significa che chi le ascolta, chi è interessato, ha fatto la scelta di voler provare a vivere nel divin volere. Ora, vivere nel divin volere non è una cosetta così, come dire, una sciccheria spirituale che dice, ma sai, ogni tanto mi faccio qualche giro, insomma, no? Ecco, faccio qualche atto, quindi divento divino e viva. No. Vivere nel divin volere è una scelta. Tra l'altro una scelta di risposta a un dono che viene dal cielo, totalizzante. Non dimentichiamolo, vivere nella divina volontà comporta una vita immersa, fusa nella volontà divina, come quella di Maria Santissima, H24. Quindi non c'è nemmeno un pensiero che io posso dire, non soltanto me lo tengo per me, ma il punto d'arrivo, non c'è neanche un pensiero che io faccio di volontà mia. Fosse anche il più santo e il più elevato, quindi non basta, come dire, la qualità buona del pensiero, ma addirittura quel pensiero non lo faccio come mio, ma lo compio nel divin volere, come atto divino. Figuriamoci se il pensiero è un pensiero inutile, un pensiero ozioso o un pensiero cattivo. Questo non c'è niente a che fare con il divin volere, no? Così la parola oziosa, la parola inutile, che dice, però non abbiamo adesso manco la parola inutile, come facciamo? Allora, per carità, non c'è nessun problema, d'accordo? Cioè, c'è questa scelta di fondo? Dentro questa scelta di fondo il problema c'è, un problema da affrontare serenamente, perché non è che uno riesce dall'oggi al domani a togliere tutte le parole inutili, a togliere tutti i pensieri inutili o cose di questo genere, questo non sta neanche da pensarlo, no? Però fa parte del processo di crescita prendere piano mano coscienza di alcune cose. Bene, questa cosa cerchiamo di lavorarci sopra e piano piano cerchiamo di espungerla da noi, perché sono comunque delle uscite dalla divina volontà. E se tu, come dire, sei tollerante con le uscite, cioè, vabbè, ma chi se ne importa, insomma, non saranno questi problemi grossi della vita, padronissimo, d'accordo? Non si fa formalmente peccato, non è formalmente peccato. Ma non stai dentro il regno della divina volontà, punto. Il regno della divina volontà che non è, come dire, addirittura Dio, come dire, non costringe nemmeno ad osservare i 10 comandamenti perché rilascia la nostra libertà, anche se quelli sono obbligatori, non sono un optional. Il regno della divina volontà non è né obbligatorio come i 10 comandamenti e nemmeno come niente di quello che fa Dio, come dire, nessuno è costretto ad abbracciarlo. È una scelta libera, personale. Ecco, dentro questo orizzonte, allora è chiaro che rendere l'anima a Dio, cioè
conto che noi abbiamo riempito la nostra vita di atti divini, non soltanto di atti buoni, e ci presentiamo davanti al Signore con un carico di questo genere, è un conto che noi abbiamo riempito la vita di atti umani, buoni, oppure atti umani leciti, che siamo alla soglia, come dire, di tolera, oppure atti umani cattivi, che sono i peccati, o imperfetti, che sono le imperfezioni, tutte quante le occasioni di grazia che tralasciamo e che ci lasciamo sfuggire. Molto diverse. E anche la morte di un santo o di un peccatore è molto diversa. Questo noi dobbiamo tenerlo sempre presente. Quindi il sacrificio della morte, uniti chiaramente alla volontà di Dio, che se Dio mi vuole sulla terra, su, diciamo uno sproloquio, 200 anni, e 200 anni anche questi sono esercizi da fare. Noi siamo capaci di mettere davanti a Gesù: senti, mi vuoi, altro che eutanasia e cose di questo genere, mi vuoi mettere in croce per 30 anni, steso dentro un letto senza muovermi tra sofferenza atroce? Se questa è la tua volontà, fiat subito. E non per scherzo, eh. E non facendo gesti scaramantici a dire: ah, da zitto, non di niente, che dovesse portagliella, che dopo il Signore ti ascolta e te lo manda sul serio un coccolone. Dico, e allora? Se questo fosse, qual è il problema? Se questo fosse, qual è il problema? Abbiamo forse paura della divina volontà? Abbiamo paura che il Signore ci dia, come dire, una croce superiore alle nostre forze, quando sta scritto nella Bibbia, insomma, che nessuno di noi riceverà una croce superiore alle nostre spalle, no? Non dobbiamo avere paura. Ecco, altra cosetta da riflettere, quello che Gesù dice richiama un pochettino un passo del trattato della vera devozione, no? Dice: non voglio che respiri quest'aria mesta, perché tutto ciò che ho messo dentro e fuori di te, tutto è santo. Tanto è vero che se si avvicina a te qualche cosa o persona che non è retta o santa, tu ne senti fastidio, avvertendo subito la puzza contraria di ciò che non è santo. Ora, l'applicazione a noi di queste parole deve essere fatta sempre con estrema prudenza e con estremo discernimento, perché non è che noi siamo santi e gli altri sono tutti quanti peccatori. Questa piccola premessa è d'obbligo. Ecco. Tuttavia, anche nel Trattato della vera devozione, chi lo conosce bene, San Luigi spiega che c'è una sola inimicizia costituita da Dio, che è quella tra Maria e Satana. Solo che da questa fontale inimicizia, chiaramente l'odio della Madonna verso Satana non si esprime in maniera umana, ecco. Quindi la Madonna non manda gli accidenti al demonio o lo odia nel senso che ne vuole il male in senso stretto, insomma. Ecco, ma la Madonna lo massacra e lo distrugge il demonio attraverso la sua vita santissima di perfetta obbedienza a Dio e di disprezzo assoluto di tutto ciò che quel verme infernale propone agli uomini. Questo è il modo con cui si vince il demonio, no? Anche come l'ha vinto Gesù, prendendo il male su di sé, lasciandosi uccidere dal male e offrendolo con amore per amore. Questo è l'odio santo nei confronti del diavolo, no? Quindi, fermo restando questa verità, ecco, va vissuta anche questa in maniera divina, no? Però San Luigi dice: da queste inimicizie partono tante inimicizie, cioè tra i figli di Maria Santissima e i suoi veri devoti e i figli del maligno. Antipatie segrete, ecco, ripugnanze reciproche, non si sopportano gli uni con gli altri, sono allergici gli uni agli altri. Certo, poi i figli di Maria, i figli della Divina Volontà, anche se sentono allergia verso una persona, non è che sono legittimati tutt'altro a avere atteggiamenti scontrosi, ostili, peggio ancora, come dire, contrari alla carità, parlarne male, scansarli, insomma, evitarli o cose di questo genere. Però, ecco, la presenza di quel fastidio è una spia che c'hai un'anima che non sta vivendo nel divin volere, ecco, o che non è devota alla Madonna. Ecco, quindi questo ci fa, non deve essere utilizzato da noi né come strumento di possibili superbi. Ah, io sono il figlio di Maria, io sono il figlio della Divina Volontà, ecco, perché è sempre tutto quanto da dimostrare, e tantomeno come dire, strumento per allontanarsi dal prossimo. Deve essere utilizzato come strumento di discernimento, cioè nel senso che quando c'è una persona vicino a noi che
inconsapevolmente, nel 99,9% dei casi, è lontana dal Signore e sta, diciamo così, sotto l'ambito di azione del nemico, va trattata in maniera consona, quindi con doppia carità e anche però con estremo discernimento. Ecco. Siate prudenti come serpenti, semplici come le colombe, dice Gesù, no? Ecco, quindi è un criterio che può aiutarci ad agire santamente e prudentemente nei confronti del nostro prossimo. E a fare un piccolo discernimento, no? Da notare anche, queste sono cose, la meditazione oggi era fondamentalmente su questo tema della morte, che chiaramente è una meditazione aperta, va ulteriormente approfondita. E è bellissimo, però, subito dopo vedere come Gesù era assai contento. Siamo nel 1900, ecco, lui sarebbe stato ancora oltre 40 anni nella terra, no? Però questo, chiamiamolo gioco di amore fatto di desiderio, quindi Luisa che aspira tantissimo al cielo e Gesù che lo lascia sulla terra, è però corrisposto da Gesù. Diletta mia, dal cielo ti sospiro, al cielo ti aspetto. Ripeto, mancano 40 anni, non è che Gesù qui sta giocando o sta scherzando, no? Questi desideri condivisi e corrisposti ci dicono due cose. Primo che c'è un rapporto di amore reale tra Gesù e l'anime. Quindi è chiaro che Gesù non va mai contro la sua volontà. Ricordiamo sempre che Gesù vuole tutto ciò che può, tutto ciò che vuole, ma non vuole tutto ciò che può. Quindi quando una cosa non è sua volontà, Gesù, pur potendola fare, non la fa. Quindi è chiaro che Gesù aveva previsto che Luisa stesse sul pianeta Terra altri 40 anni e se questo è bene, come era bene per lei e per molti, non si sarebbe smosso da questa decisione neanche se fosse crollato l'universo, no? Eppure esprime il desiderio. Esprime il desiderio perché comunque c'è un desiderio reale da parte sua di poter stare perfettamente, beatamente con quest'anima anche da subito. È bellissimo pensare a una cosa di questo genere, pensare che questo non è un desiderio, come dire, Gesù ama tutte le anime come se fossero uniche. Cioè nel regno della divina volontà noi veniamo a sapere che non è che Gesù fa preferenze, ma che quasi nessuno corrisponde al suo amore o si dà a lui tanto quanto sarebbe opportuno e in maniera tale da poter, come dire, mettersi in condizione di poter meritare lui stesso queste parole di Gesù. Gesù questa cosa la direbbe a chiunque lo amasse come lo amava Luisa. Non ci sono categorie privilegiate, nessuno è escluso a priori da questa dimensione. Certamente Luisa è un'anima particolarmente eletta, ma io sono persuaso che non è a priori nessuno escluso da questo, si vedono in tantissimi punti. Bisogna vedere quanto però una persona si dà completamente a Gesù. Noi sappiamo che Gesù le grazie per la salvezza le dà a tutti. Queste grazie particolari di un'intima comunione, unione con lui, non le dà a tutti. Le dà a chi, corrispondendo alla sua grazia, dilata sempre di più, accoglie sempre di più il suo amore, dilata sempre di più il suo cuore e cresce nel rapporto con lui, anche rinunciando a tante altre cose. San Giovanni della Croce dice chiaramente: o Gesù o le altre creature. Dice, ma a me piace tanto vedere la partita, mi piace tanto andare. Perché non c'è. A vedere la partita, se uno non è fissato, insomma, che non sta tutto il giorno davanti, non ci sta. Non, è una cosa lecita. Però se vedi la partita, hai rinunciato a 2 ore di, non lo so, di tempo trascorso davanti al tabernacolo alla presenza di Gesù. I frutti che raccogli sono differenti dalla partita e dallo stare 2 ore davanti al tabernacolo, questo è sicuro. E poi addirittura cessa ormai dai tuoi accesi sospiri che mi fai languire continuamente fino a venirne meno. Quindi, cioè, è impressionante, è Gesù che parla. E poi il tuo ardente amore alle tue brame, e questo ci porta all'ultimissima parte di questa meditazione, sono ristoro al mio cuore.
Quindi l'esternazione di amore autentico a Gesù, i desideri, cioè dirgli Gesù, io non vedo di venire in paradiso a godere della tua bellezza, non mi importa di niente e di nessuno qui, ma desidero solo te, sono ristoro al mesto mio cuore. Questo è un eco, tra l'altro, delle parole che Gesù già molti secoli prima disse in relazione alla rivelazione del Sacro Cuore, no? Lamentava la freddezza, l'indifferenza, l'ingratitudine degli uomini e desiderava qualcuno che lo amasse, lo desiderasse e corrispondesse al suo amore. Questo ci collega all'ultima esortazione di Gesù, dicendo, raccomandando a Luisa di consolare anche la sua mamma. Anche la Madonna ha bisogno di essere, ha bisogno, vuole essere, gradisce essere consolata dagli uomini e lo ha detto anche lei. Non c'è soltanto il Sacro Cuore, c'è anche il Cuore Immacolato di Maria, no? Guarda il mio cuore trafitto dalle spine innumerevoli che i peccati che gli uomini, i peccatori ingrati, vi depongono con i loro peccati senza nessuno che ci faccia un solo atto di riparazione per togliermi almeno qualcuno, lo disse lei. È chiaro che in un'anima innamorata, in un'anima amante di Gesù, in un'anima che aspira a vivere nella divina volontà, questa santa preoccupazione, quindi di unito alla coscienza che io lo posso fare, ecco, non alla falsa umiltà di dire ma te pare che Gesù, che gliene importa Gesù di un atto d'amore mio, che gli fa, insomma, no, io sono un povero peccatore, figurate se quello sta guardando atto d'amore mio, con tanti santi che ci stanno in giro, e quindi con questa scusa di falsa umiltà non glielo facciamo l'atto d'amore e non consoliamo il suo cuore. E noi proviamo a farlo, certamente sapendo che dire Gesù ti amo, è cosa certamente grande, ma non ci vuole tanto. Poi dimostrarglielo nei fatti è un po' più difficile, però ecco, con l'impegno di dimostrarglielo nei fatti a lui e così alla Divina Maria, moltiplicando anche i nostri Maria, ti amo, oltre a Gesù ti amo, e dirglielo, ecco, esternare il nostro desiderio di stare con loro, anche di raggiungerli in paradiso, fermo restando, ecco, l'unione con la Divina Volontà. Perché possiamo rimanere se lei vuole sulla terra e come lei vuole sulla terra fino a quando lei vorrà. Bene, Divina Maria, ecco, abbiamo fatto questa meditazione sulla morte che conclude poi con il proposito, quindi con l'invito, ecco, a fare nostre anche le tue pene per consolarle. Ecco, siamo andati, abbiamo toccato dei punti davvero profondi che ci interrogano anche sul rapporto reale che abbiamo con te e con Gesù. Una cosa stupenda del regno della Divina Volontà, io penso che sia una delle cose più belle, il suo potere di far venire fuori a nudo ciò che c'è realmente nel nostro cuore. Se c'è il fumo, ecco, di tante pratiche, che però sotto le quali non c'è niente, o c'è la sostanza, ecco, magari anche non troppo appariscente, di una vita che vuole davvero essere vissuta con voi al vostro servizio. Come anticamera del paradiso, tanto desiderato, ma al tempo stesso lasciato al vostro discernimento, il tempo e il modo in cui speriamo tutti un giorno di poterci arrivare. Dacci tu stessa, o Divina Maria, la grazia e la forza di avere sempre un occhio rivolto anche a te e una grandissima fiducia nella tua potenza di intercessione e di aiuto in questo divino cammino. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.